Risolvere il problema degli allagamenti nel sottopasso ferroviario di Via Bergamo a Cremona è l'obiettivo degli interventi idraulici che verranno realizzati con le risorse del PNRR, un contributo che ammonta oltre 1 milione di euro assegnato tramite recente decreto ministeriale. Particolare attenzione è posta al rischio idrogeologico in città. Sul tema era stato presentato uno studio in Consiglio Comunale lo scorso maggio, evidenziando le misure da mettere in atto per prevenire e ridurre i danni di eventuali piene o allagamenti. I lavori al sottopasso di Via Bergamo vanno in questa direzione, come spiega il vice sindaco e assessore al territorio Andrea Virgilio. L'intervento di Via Bergamo serve proprio per evitare che quel contesto, che è abbastanza delicato dal punto di vista idrogeologico, vada in sofferenza durante magari situazioni critiche. La richiesta di finanziamenti, che a quanto pare è stata confermata, va in questa direzione. In tema di sottopassi c'è un altro intervento da effettuare con contributo PNRR di 362.434 euro. La riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Un intervento su un sottopasso e prevede delle vasche di laminazione e degli interventi finalizzati a limitare al minimo la portata e i volumi scaricati nella fognatura. Quindi questi interventi hanno un beneficio non solo sul singolo contesto, ma anche sull'intera rete fognaria a valle. Il progetto è già stato presentato e i lavori in via Monviso prenderanno il via nelle prossime settimane.